Tutto cominciò molti anni fa, quando un uomo del popolo camuno incise su una roccia uno strano disegno. Una figura alta, stilizzata, il braccio pronto a battere il ferro rovente. Nella valle, questi uomini sono chiamati gli uomini del ferro. Questo è uno degli ultimi uomini del ferro rimasti nella Valle dei Camuni. Si chiama Mastro Domenico ed è il protagonista della nostra storia. Ciao pa, io vado! E questo è Giacomo, suo figlio, 19 anni, studente all'ultimo anno di ragioneria. Ho scritto in italiano. Pensaci bene prima di scrivere, che lo sai che l'italiano non stai forte. Sì, lo so. Ciao! Ciao! La mamma di Giacomo è il terzo personaggio della nostra storia. Mastro Domenico la chiama la superiora per via del suo carattere forte come il ferro che viene lavorato nella fucina. Ad essere sinceri, in tutti questi anni la signora Anna è l'unico ferro che Mastro Domenico non è ancora riuscito a piegare. Detto fra noi, non c'è decisione che venga presa senza prima avere il consenso della superiora, voglio dire, della signora Anna. Ti raccomando, pensaci bene, perché lo sai che in italiano non è mica il tuo forte. Sì, lo so. Sì, avete indovinato, gli esami di maturità. Dopo 5 anni che sgobba sui libri, il nostro Giacomo sta per arrivare al sospirato diploma. Oggi però è una giornata un po' particolare. Capirete lo scritto di italiano. Allora Giacomo, vai a fare gli esami e stai attento. No, devo stare attento a quello che scrivo. Non sono forte in italiano. Cosa fa quello lì? Parla da solo. La storia di Mastro Domenico è un po' la storia di questa valle. In fondo ogni regione, ogni territorio ha la sua storia da raccontare. Ecco, la Valcamonica racconta la storia degli uomini del ferro, la storia di fucine dove fabbri come Mastro Domenico comandano all'acqua, dominano il fuoco, piegano il ferro. Beh, qualche volta con l'aiuto della moglie, si intende. La ragione di questa civiltà del ferro è molto semplice. In questa valle, fin dalla più remota antichità, vennero scoperti dei giacimenti di minerali ferrosi. Date un'occhiata alle numerose incisioni rupestri scoperte qui intorno. Ci troverete raffigurati fabbri, armi, attrezzi agricoli. Sì, cari miei, ai bei tempi la Ferrarezza Camuna era famosa dovunque. E in ogni officina c'era una gerarchia precisa. Prima di tutti c'era il mastro, il maestro, l'uomo in grado di piegare e modellare il ferro con una abilità che nessun altro aveva, né più né meno del nostro Mastro Domenico, per intenderci. Poi c'era il lavorante, che era un fabbro meno esperto, al quale erano affidati i lavori meno delicati. E poi c'era il braschì, il garzone, il ragazzo di bottega, che dopo anni e anni diventava lavorante e poi, forse, mastro. Un po' quello che adesso, in mancanza di braschì, sta facendo la nostra signora Anna. Altri tempi, tempi in cui in tutta la valle risuonavano i colpi delle 100 fucine e nelle miniere 10.000 minatori cavavano il minerale di ferro e i forni ardevano in continuazione e dalle mani dei Fusiner della Valle dei Camuni uscivano padelle, badili, lamiere per armature. Vedete, ci fu un periodo in cui la Valle dei Camuni era la più importante produttrice di lamiere per fare armature, scudi, elmi, per non parlare delle spade, delle alabarde, di armi da taglio di vario genere. Erano tempi in cui questo territorio era dominato dai Visconti, i signori della grande Milano, che apprezzavano parecchio il lavoro dei Fusiner della Valle. Così come lo apprezzavano i Veneti, quando la signoria della Valle passò dai Visconti a Venezia. Anzi, lo apprezzavano tanto che pensarono bene di impedire agli artigiani di allora di esportare i loro prodotti, un divieto che creò non poche difficoltà agli uomini del ferro. Con l'arrivo del Leone di San Marco, infatti, iniziò un periodo di vero e proprio sfruttamento dell'arte della ferrarezza. Le cose andavano più o meno in questo modo. Arrivava l'ambasciatore di Valle, visionava la produzione, ordinava e se ne andava. E al povero Fusiner non restava altro da fare che sgobbare sul maglio. Una storia vecchia, una storia che per gli uomini del ferro era cominciata molti anni prima, quando i Romani avevano armato intere legioni col ferro della Valle. Ma si sa, la storia, quella con la S maiuscola, non ha tempo da perdere con i Fusiner della Valle dei Camuni. Il nostro Giacomo intanto ha finito il suo tema di italiano e, a giudicare dall'andatura, deve avere fatto un lavoro di tutto rispetto, ma un momento, dove sta andando? Questa non è la strada di casa. Ah, già, la nonna. Ciao nonna, ciao! Ciao Giacomo, com'è andata? Ah, non ti puoi neanche immaginare che temi difficili ci hanno dato. La nonna di Giacomo, a un'età in cui in genere le nonne fanno la calza, lavora ancora al mulino. Un mulino ad acqua, naturalmente. Già che sono qua, ti do una mano. Sì, perché una cosa che ancora non vi abbiamo detto è che quasi tutto qui a Bienno si muove con l'acqua. Le fucine, i mulini, l'aria per i forni, tutto quanto. Un esempio perfetto di inserimento del lavoro nell'ambiente naturale. Una scelta ecologica, tanto per usare una parola di moda, fatta con qualche millennio di anticipo. Acqua, solo acqua. E tutto si muove, tutto gira, tutto si infiamma. Tutto comincia qui, dove il torrente che scende a valle viene canalizzato in questi contenitori di legno che gli uomini del ferro chiamano vaso re. Lungo la discesa del vaso re sono disposte le varie fucine, tutte con l'ingresso a un livello inferiore rispetto alla strada, in modo da favorire l'arrivo e la partenza dei materiali. Dal vaso re poi vengono fatti scendere questi lunghi canali di legno che costringono l'acqua ad arrivare a fortissima velocità sulle ruote. Le ruote girano ed ecco fatto. Si è creata l'energia sufficiente per muovere la macina del mulino di nonna Maddalena. Niente inquinamento, niente scorie, niente consumo di carburante. Anzi, la stessa acqua che muove il mulino di nonna Maddalena scende poi più giù verso valle a muovere il maglio di Mastro Domenico o quello di Mastro Bortolo o più giù ancora quello di Mastro Antonio e così via. Oh, il maglio, tanto per intenderci, è questo grosso martello che batte ritmicamente sull'incudine di ferro. Il principio di funzionamento è lo stesso. L'acqua cade sulla ruota e la fa girare. La ruota a sua volta fa girare questo fusto di rovere, all'estremità del quale ci sono queste sporgenze che, girando, fanno alzare e abbassare ritmicamente il maglio. E il nostro Mastro Domenico può regolare con un semplice movimento del piede la quantità di acqua che cade sulla ruota in modo da aumentare o diminuire i colpi del maglio. Come vedete, dentro la fucina si lavora quasi al buio, perché così si possono osservare le variazioni di colore del ferro. E vi garantisco che un occhio esperto come quello di Mastro Domenico può cogliere ogni sfumatura, dal blu del ferro appena caldo al bianco latte del ferro incandescente. È proprio qui che si vede l'abilità del mastro, nel sapere quando estrarre il pezzo dal forno, quando batterlo, quando piegarlo, quando riportarlo a una temperatura più alta. Beh, certo che in fatto di temperatura dentro la fucina non si scherza proprio. Ma a questo provvede il braschi, anzi scusate, la signora Anna, gettando sul pavimento di terra battuta dei secchi d'acqua, in modo da ridurre il calore prodotto dal forno. L'acqua, la terra, il fuoco. In ogni fucina non vedrete altro che questi tre elementi. E un uomo che li comanda, li vince, li inventa. L'uomo del ferro. Capito che insomma, ma io vado di là a studiare. Dimmi, sei preoccupato? Un po'. Come faccio andare avanti senza un braschino? Eh sì, il nostro Mastro Domenico dice bene. Non si può mandare avanti una fucina senza un braschì, al quale trasmettere tutta l'abilità e i segreti del maestro. Perché sapete, è difficile spiegarlo a parole, ma per un uomo del ferro la fucina è tutto. È l'amore per la terra, è il fascino del ferro che si arroventa e prende la forma voluta, è la lotta di ogni giorno contro le difficoltà dell'ambiente. Ecco, per un uomo del ferro tutte queste cose sono una cosa sola, la sua fucina. Dino, non vorrei mica ammassarti sotto il maglio. Tanto qui a Bienno se ne sono fermati tanti, si fermerà anche il nostro, uno più, uno meno, molta pazienza. Di sconto. Lo sconto si calcola secondo la formula dello sconto commerciale. Ecco, ci siamo. È arrivato il giorno degli orali. Certo, il sorteggio poteva andare meglio, magari se gli avessero dato ragioneria il nostro Giacomo avrebbe preferito, ma insomma, in qualche modo si farà. In fondo, tecnica non è poi così difficile. In momenti di abbondanza. Nella fucina intanto riprende la lunga giornata dell'uomo del ferro. Una giornata lunga 10-12 ore, quasi ininterrotte di lavoro. Una volta Mastro Domenico ha tentato di contare quanti colpi di maglio rimbombano dentro la fucina in 12 ore, ma dopo un po' si era dovuto fermare, aveva perso il conto. E poi diciamo la verità, Mastro Domenico non conta neanche le ore, figurarsi i colpi di maglio. Il fatto è che non c'è scelta. Più ore di lavoro vuol dire più pezzi prodotti. Più pezzi prodotti vuol dire contenere i costi e reggere il confronto con la produzione di serie, quella della grande industria. Quando sente parlare di grande industria, Mastro Domenico smette di essere taciturno e comincia a inveire. Sì, perché da quando è arrivata la grande industria, da quando è arrivata la plastica, per i magli è stato l'inizio della fine. Le 100 e più fucine sono diventate 50, poi 30, poi 10. Uno dopo l'altro i magli della valle hanno smesso di battere. Nessuno però va a pensare che il ferro lavorato col maglio è 100 volte meglio di quello di serie, più duro, più resistente all'usura, alla ruggine. Badili, zappe, picconi, li usate per anni e sono ancora come nuovi. Lo sapevano bene i Visconti e i rettori veneti della valle. In queste fusine se fanno verghe de ferro e t'altra ferramenta lavorada come padelle, badili, lamere d'armature, de qualità miglior e più pura che in alcun altro loco d'Italia. Dalle varie fucine partivano così i carri carichi di materiale lavorato. Alcuni scendevano giù verso il lago di Iseo e scambiavano questi materiali con prodotti agricoli, indispensabili per superare i lunghi inverni della valle. Altri portavano invece ferro grezzo e lamere in officine più specializzate. Il maglio, infatti, interveniva solo nella prima fase della costruzione di un'armatura, riducendo il ferro in tanti fogli robusti e di varie dimensioni, detti appunto lamere. Armaioli specializzati utilizzavano poi queste lamere e ne facevano pettorali, scudi, bracciali, elmi, gambali, insomma ogni pezzo necessario per un'armatura di tutto rispetto. E a leggere le relazioni dei vari governanti e dei vissari della valle, la Ferrarezza Camuna doveva essere davvero un esercizio grande. Nonna! 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 Indovina! Cos'è successo? È arrivata la lavatrice, eh? Ma no, mi hanno promosso! Sono ragioniere, capisci? Ragioniere! E così, anche per Mastro Domenico, è arrivato il momento della verità. Il momento che ogni uomo del ferro vorrebbe non arrivasse mai. Il maglio fermo, immobile, il forno spento, il ferro abbandonato per terra, senza forma, senza vita. Ah, certo, Mastro Domenico potrà andare avanti ancora 1 anno, 2, forse anche di più, con l'aiuto della signora Anna. Ma fino a quando? Ciao, pa! Ciao, cosa fai qui? Beh, sai, ormai il diploma l'ho preso. A fare ragioniere sono sempre a tempo. Se vuoi, lo faccio io il tuo braschino. Già, fino a quando? La risposta è qui, nelle parole di Giacomo. Perché fino a quando nella Valle dei Camuni ci sarà un solo braschì, il maglio continuerà a battere. Ecco, direte voi, ci siamo. Il solito finale strappalacrime, la solita fiaba inventata per commuovere il pubblico. E invece no. La storia che vi abbiamo raccontato è accaduta veramente, in un paese della Valle dei Camuni chiamato Bienno, dove lavora un mastro di nome Domenico Comensoli, col figlio Giacomo, braschì, e la moglie, signora Anna, detta la superiora. Una storia vera. Perché è una storia cominciata tanti anni fa, quando un uomo del popolo camuno incise su una roccia uno strano disegno, una figura alta, stilizzata, uno dei tanti uomini del ferro.